Perfetto, ragazzi! Siamo tornati con il Let's Play di Crash Tag Team Racing. Ah, una cosa! No, questa non la sapevo mica! Ah sì, che quando voi restate fermi, molte persone vengono contro, ad esempio guardate il vecchietto, no, vedete? Vi vengono tutti davanti! Oh, l'auto! Ehi, vedi quella bella macchina laggiù? Sì, quel bolide scarpato. Voglio provare una cosa. Crash può svolgere missioni speciali nel mondo e sbloccare nuovi veicoli. Ehi, ti immagini io e due pollastrelle a bordo di una di quelle? Wow! Parlerei direttamente con Coco perché è la sorella di Crash. Mi va. Dai, provi proprio colpirmi, vero? La vuoi la macchina? Crash, grazie al cielo sei qui. Sto cercando di far funzionare quest'auto, ma quella stupida saccentona di Mila mi ha rubato l'unità di fusione. Devi riportarmela. E poi questa macchina sarà la più gausa di tutti i tempi. Mi sa. Poi vorrei andare direttamente da Nina e da Angie. Oh, Crash, sì, signor Crash, sei una persona ragionevole, vero? Ti interessa la proposta che ha da farti, Angie? Ho bisogno di una batteria al plutonio per il mio nuovo veicolo. Trovami plutonio a sufficienza e ti ricompenserò con un sacco di monete sonanti. Ok. No, con lei non mi va di parlare. E nemmeno con questo crunch. Che parlasse da solo. Cortex, la macchina già l'ha sbloccata. Una cosa, vi avverto subito, non faremo il 100%. Vediamo questo filmato che fa. Eh? E lui che ci rimane triste, lol. Mi fa, ora che ho visto il video della prima parte, perché non mi ricordo, non credevo che fosse così. Cioè, la grafia pare quella di una videocamera. Qua ci dovremmo tornare con un'altra gemma, perché le gemme sono specificate per posti. Altrimenti... No, lui che faceva avanti e indietro come un matto. Lol. Troppo forte. Ad ogni modo, ogni gemma esiste un mondo, altrimenti se potremmo andare da un mondo all'altro come ci pare e piace, come ci piace e pare. Ah, non mi ricordo, sto impazzendo ragazzi, impazzisco. Come ci pare e piace, altrimenti saremmo già andati all'ultimo mondo. Arrivederci, grazie, abbiamo finito il let's play. Ma invece no. Wow, ci è mancato un velo. Ah, no, scherzo. Wow. Mi è sempre messo paura a salire qua. La freccia porta qua e da. Lo stato della memory card inserita non è cambiato. Il salvataggio automatico è disattivato per riattivare questa funzione. Ok. No. Strano. Autorifiuto unione, specchietto retrovisore, mira invertita, inverti telecamera, sì, unione FX, mappa per la guida, sì, tutto ok. Ora vorrei mettere salva partita. Eh? Se la formatto perdo tutti i dati, ma sì. Sì, sto scherzando, spero. Non è che abbiamo finito tutti i megabyte. Perché non ricordo. Cacchiolino, siamo già a 4 minuti e più di video. È una bottiglia di frappe buppa! Ehi, amici! Chiudete i boccaporti e ramate!
Alzate il ponte! Fermi, mozzi! Avventure salmastre vi attendono dietro queste oscure porte del destino! L'unità di fusione. Grazie, signor Chix. Bene, cari piloti, un pingue bottino vi aspetta in questa nostra prima sfida. Affrontate la paurosa pista Tiki Turbo, sopravvivete ai pirati del carburatore e superate gli insidiosi trabocchetti della corsa sottomarina. Terminate queste pericolose piste per passare alla sfida dell'arena di guerra, dove folli scatenati si scontrano per vincere i premi in palio. Abbiamo non è finito? Emozionante, Stu? Cosa credi? Anch'io sono emozionato. Avanti, Crash, fammi vedere cosa sai fare. Ok, benvenuto a Mister Island. È giunta l'ora di cambiare. Parliamo con questo. Ehi, tu! Crash Bandicoot! Senti un po' cosa da proporti. Giusto ieri, un idiota avventuriero si è messo in testa di correre e trovare le gemme del potere perdute. Ah! Non è rimasto molto di lui, a parte questi vestiti un po' usati. Te li regalerei, ma ho delle piccole maschere a gas da sfamare. Dai, non ti costerà una fortuna. Ti prego, facci un di meno. No, pure di più. Ehi, guarda un po' cosa mi hai portato. Questo è quello che ti dice un prezzo onesto. Devo dartene atto, amico. Farai un figurone. Infatti, spero solo che tu finisca un po' meglio del... Infatti è più bello. Tiki Turbo, forza. Sì, direttamente la gara. Tiki Turbo. Normale. Normale. Quale scelgo? Ovvio. Quadrato, molto classico. Figa st'auto. Con una ruota dietro e due davanti. Vuoi passare al gioco? Sì. Il rap. Yeah. E finiamo con il rutto. Bellissimo il tema. Ora fai attenzione, premi il tasto X per accelerare, premi il tasto quadrato per frenare e mettere la rete. Quando manovri il tuo veicolo, usa la levetta analogica sinistra o stavolta io uso questo per sterzare. Prova, sentirai che bella manovrabilità. Fuori dai piedi. Con chi mi unisco? Oh sì, Andy! Con triangolo ci si unisce. Questa sì che è una figata. Già fatto. Due veicoli possono unirsi durante una gara. Mentre sei vicino a un altro veicolo, premi il tasto triangolo. Premi di nuovo il tasto triangolo per separare le due auto. Se qualcuno vuole unirsi a te ma tu non ne hai voglia, premi il tasto triangolo per rifiutare. Non mi ricordo come si spara con X. Ecco, perché si può sparare. Questa è la figata. Se si preme quadrato si cambia arma. Io onestamente preferisco i missili di Andy. Impara l'arte della l'auto si ferma. Ehi amico, ti sei stufato di quella torretta? Se vuoi sparare da un'arma a torretta diversa, premi il tasto quadrato per cambiare. Buona caccia. Grazie. Io esigo la mira. Bam. Ora impariamo una cosa interessante. Quando controlli un'arma a torretta, usa la levetta analogica sinistra per puntare e il tasto X per sparare. Niente male, no? Modestamente si può fare anche con i tasti direzionali, idiota. Questa non me la perdo. Dove sei, maledetto, che ti uccido. Puoi guidare, puoi sparare, puoi fare entrambe le cose con la mossa dello scambio. Premi il tasto R1. La so già, R1. E siamo secondi. Un maledetto. Ecco, beccate questa. Oh. Amico pilota, lascia che ti illustri i segreti della super scivolata. Puoi usare
usarla per sterzare meglio quando ci sono curve strette e ti dà anche una leggera accelerata. Carina, eh? Per eseguire una super scivolata e su... Cribio. Tutti ci cascano sempre. Aspettate che comprano che minuto siamo. Oh. Beh. Siamo a... Wow! Più di 9 minuti. Cavolo, abbiamo già fatto un bel po'. Alla fine lo frego questo, perché l'ho sempre fatto. Io li tradisco questi. Maledetti! Se osate passarmi davanti vi uccido. Vai, passa, passa, passa. Mi viene voglia di farti passare. Ora non più. Oh, adoro questa parte. Bellissimo il pezzo che fa. No, è assolutamente Eric. Sempre fa un cluccio ad apprendere. Nemmeno è morto, maledetto. Al volo, eh. Scattum. No. Maledetto fa un cluccio. Ti pentirai di aver lasciato in una Cortex. E ora Cortex ti pentirai di non avermi... di non essermi fatto unire a te. Guardate alla fine come lo butto, eh. Lo butto per terra. Lo disprezzo. Cavoli! No! Uniamoci! Perfetto. Sì, sì. Aspettate. Maledetto! No, mi ha tradito lui. Dopo aver raccolto un'arma o un potenziamento speciale, premi il tasto cerchio per usare. No. Ora prova a giocare. Usciamo. Vabbè ragazzi, queste parti le faccio un po' brevi, di solito sempre di 11 minuti. E vabbè, ci interrompiamo con la parte nella prossima. Qui ci troverete due cristalli, nella prossima parte, perché la gara la terminerò lì. Non posso credere che Enchi mi abbia tradito. Vabbè, che altro dirvi? Solite cose, votate, commentate, iscrivetevi. Da 570 likes, alla prossima parte. Yeah!